un'intervista. Intanto saluto Patrizio Rovezzi, conduttore di Linea Verde, ringrazio per essere qui. Adesso è il momento di Michele Moneta, presidente Federbio Bio. Buongiorno a tutti. Prima è andato via, io volevo comunicare che Atere il Cielo fallisce perché io vincerò anche io il pacco di pasta. Sono Michele Moneta, rappresento UPBio, Unione Produttori Biologici, un gruppo di produttori partiti da un'assemblea a Milano di un paio di anni fa, che hanno deciso di costituire questa associazione che oggi raccoglie all'incirca 20.000 aziende agricole e biologiche rispetto alle 45.000 presenti in Italia. Permettetemi di chiarire un concetto che in rete ha dato adito a confusione a seguito di una mia mail specifica, nel ribadire che UPBio è contrario a qualunque forma di coesistenza con gli OGM. Prendiamo atto che l'ultimo decreto legge, purtroppo, e sottolineo purtroppo, va contro quelle che erano le indicazioni della coalizione Liberi da OGM, ovvero l'applicazione della clausola di salvaguardia. Pertanto chiediamo, come estremo tentativo di impedire la contaminazione, che almeno le regioni applichino regole stringenti tali da scoraggiare qualunque semina di OGM. Mettiamoli nei bunker, mettiamoli a 373 metri di profondità sottoterra, vediamo come fare, sigilliamo le serre, non lo so, ma scoraggiamo almeno la senna degli OGM. Prendiamo anche atto che il decreto legge parla che in Italia è vietato coltivare MON 810. Significa che è vietato eseguire qualunque fase della coltivazione, quindi anche la lavorazione. È vietato seminare, è vietato sarchiare ed è vietata anche la raccolta di questo mais. Quindi Fidenato non può raccogliere il mais che ha seminato, che va distrutto. Come coalizione dovremmo un attimino riflettere su questo punto e soprattutto, vi prego, agiamo. Permettetemi anche di fare un accenno alla carta che certamente UPBio sottoscrive. Mi riferisco in particolare all'ultimo punto. UPBio ultimamente è stata molto impegnata nella lotta contro l'agricoltura integrata e contro l'agricoltura conservativa. Recentemente un bando della Regione Basilicata prevedeva nell'agricoltura conservativa un incremento di utilizzo di pesticidi, di disseccanti. Misura 214 agroambientale che avrebbe dovuto finanziare un incremento del glifosato, dell'utilizzo del glifosato, del disseccante, che è il principale inquinante delle acque
superficiali. A questa cosa UPB si è opposta con forza. Questo bando non è passato. Ma UPB non è contraria, contrariamente a quello che si dice in giro, dell'agricoltura conservativa e dell'agricoltura integrata. Noi siamo contrari agli abusi, siamo contrari alle storture, siamo contrari al finanziamento da misure agroambientali verso un utilizzo, un incentivo sull'utilizzo dei pesticidi. A questo siamo contrari. Noi auspichiamo un passaggio di tutte le aziende agricole dal convenzionale al biologico, ma questo passaggio non può essere un passaggio drastico. Io vi porto l'esperienza di una regione, sempre la Basilicata, purtroppo è la mia regione. E come purtroppo? A Muro Lucano. Io, la regione Basilicata è passata in un paio di anni da 5.500 aziende agricole biologiche a 1.200. È una sconfitta. Il passaggio non può essere un passaggio drastico e graduale. Molte di queste 5.500 aziende agricole sono fallite perché hanno avuto un approccio al biologico con un background culturale che è quello del convenzionale, che è sbagliato. Ah, abbiamo questo problema, c'è questo prodotto, ma i prodotti bio costano per 5 volte, 10 volte quelli che costano i prodotti convenzionali. Quindi, di conseguenza, li dobbiamo, vanno educati e vanno, il passaggio deve essere graduale. Quindi non possiamo essere contrari a queste forme di agricoltura, ben vengano, ma non possiamo assistere a queste strutture. Chiediamo che prioritariamente in queste agricolture vengano utilizzati i prodotti ammessi d'agricoltura biologica, perché sono stati scientificamente provati per essere messi in commercio e quindi accertata l'efficienza, ed eccezionalmente l'utilizzo della chimica in una prima fase. Dopodiché queste aziende, ci auguriamo, passeranno al biologico. Ma in questa fase qua va utilizzato prioritariamente i mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica. E i mezzi chimici basta fare gli agricoltori farmacisti, perché non lo sono. L'utilizzo di un mezzo chimico deve essere autorizzato da un tecnico agronomo che fa una ricetta, né più né meno come io, vado in farmacia e acquisto, dammi un miraio l'antibiotico. No, ci vuole la ricetta del dottore. Che sei tu, dottore? Lo stesso principio deve passare anche in agricoltura. Per cui chiediamo che tutte le ricette dei mezzi chimici vengano autorizzate da un agronomo che se ne assume la responsabilità. Grazie, ci sono i tempi.